Ok, oggi iniziamo questa attività dopo aver studiato per quanto possibile a distanza, cioè senza usare il laboratorio, le leggi dell'elettrostatica e abbiamo visto in particolare la forza di Coulomb e la definizione, l'uso e l'applicazione del concetto di energia elettrostatica. Vogliamo istruire una macchina a riprodurre il sistema che abbiamo già studiato. Quindi dobbiamo fornire al computer le istruzioni per creare un sistema che consisterà di cariche in moto sotto l'azione della sola forza elettrostatica. Okay? Per far questo, o meglio, perché possiamo farlo? Perché il computer è in grado di eseguire determinati compiti, cioè applica determinate istruzioni, quindi deve imparare il linguaggio della macchina per riuscire a dare le istruzioni che lui possa eseguire. La serie di istruzioni che risolve un compito prende il nome di algoritmo. E come vedremo tra poco, l'algoritmo simula le cariche in moto, è un algoritmo che la macchina può eseguire sotto determinate istruzioni. Per comunicare con la macchina usiamo questo linguaggio, che è né più né meno di una lingua, con le sue sintassi, le sue regole. Questo il computer è in grado di capirlo. Però per far questo dobbiamo comunicargli che cosa fare passo passo. Attenzione, il computer esegue, non inventa. Quindi bisogna dargli istruzioni in modo non ambiguo e sintatticamente corretto. Pardon. Che cosa vogliamo fare? Qual è l'obiettivo? Dobbiamo simulare il moto di un elettrone, due cariche come quelle che sono nel nucleo atomico, un protone al centro, il nucleo, il protone ha una massa 2000 volte maggiore che quella dell'elettrone, quindi lo possiamo considerare fermo anche se questa è un'approssimazione, e l'elettrone che gli orbita attorno, quindi avremo bisogno di grandezze fisiche che rappresentano per esempio la posizione, la velocità dell'elettrone e via dicendo. Ok? Il nostro sistema quindi come è fatto? C'è un corpo al centro del sistema, che è il protone, carica elettrica positiva, l'elettrone che gli orbita attorno. Per individuare la posizione dell'elettrone avremo bisogno di un sistema di coordinate, perché altrimenti non sapremo comunicare al sistema dove rappresentare il nostro elettrone. Tipicamente è un sistema di coordinate cartesiane, anche se non è il solo. E poi ci serve qualcosa che ci dica come si muove l'elettrone, quindi dovremo fare in modo che il computer segua, obbedisca, tra virgolette, alla legge di Coulomb, che è quella, l'interazione chiave in termini di elettrostatica, quindi di cariche positive e negative, come nel nostro caso, elettroni e protoni. Che cosa ci serve? Dettagliando, abbiamo un sistema di coordinate cartesiane che una scelta come mille altre è quella di associare al nucleo la posizione dell'origine. Quindi affissiamo sul protone l'origine delle coordinate o XY. E quindi c'è un vettore qui in nero sottile, non so se riesce a vedere, che dà la posizione dell'elettrone, che è questo pallino giallo, il quale sarà accelerato perché risponde all'effetto della forza elettrostatica. Quindi in realtà l'accelerazione dovrebbe essere diretta nel verso opposto perché le due cariche sono opposte, ma il principio è lo stesso. E quindi avremo nel nostro sistema che l'equazione vettoriale del moto dell'elettrone è scomposta nella componente x e y, e le due componenti saranno la lunghezza del vettore accelerazione per il coseno di alfa per la componente x e per il seno di alfa per la componente y, dove alfa è l'angolo che il vettore posizione fa con l'asse di riferimento, che è tipicamente l'asse delle x. Qui ci conviene lavorare solo in coordinate cartesiane, trascurando gli angoli, e quindi al coseno di alfa è opportuno sostituire x su r, dove R è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo che ipoteticamente ha cateto orizzontale X, quello verticale Y, e R è l'ipotenusa. D'accordo? Quindi, che cosa possiamo dire del nucleo? Beh, il nucleo è la cosa più semplice da implementare perché è un oggetto che sta costantemente fermo al centro, la sua posizione sarà 0,0, ha la carica positiva più E, e la sua massa non ci interessa perché quello che ci interessa, se vogliamo focalizzare, è il moto dell'elettrone, quindi la massa dell'elettrone che ci interesserà. E anche se questa, qui abbiamo visto il punto di domanda, perché questa è un'approssimazione, perché in base al terzo principio della dinamica, ok, il nucleo esercita una forza ma anche la subisce, azione e reazione, quindi in realtà il nucleo non è per niente fermo.
Però facciamo finta che lo sia per semplicità, anche perché si muove molto poco. E dell'elettrone invece cosa possiamo dire? Beh, per piazzarlo nel nostro sistema abbiamo bisogno di una grandezza che ne individui la posizione in termini di coordinate cartesiane, visto che abbiamo scelto quel sistema di riferimento. Dovremo tener conto della sua velocità, visto che si muove, dell'accelerazione, visto che è soggetto a una forza, della carica, che è la sorgente dell'interazione, della forza elettrostatica, e della sua massa. Qual è l'interazione che subisce l'elettrone? Beh, è la forza elettrostatica che vale, l'intensità della forza è K volte il prodotto delle due cariche diviso R quadro, per questo R piccolo è un versore in funzione di R. Posso anche scriverlo in questo termine, se invece di R versore, cioè di modulo unitario, metto R direttamente, ho sotto R la terza, è un po' quello che abbiamo scritto prima, no? Qui se ho x su R e in A c'è 1 su R quadro, a denominatore avrò R la terza. Okay. Eccolo qua. L'accelerazione lungo l'asse delle x sarà la costante di Coulomb nel vuoto, il prodotto delle due cariche diviso la massa. Vi ricordo che la forza è massa per l'accelerazione, quindi per avere l'accelerazione devo dividere per la massa, moltiplicato per x su r, che è il coseno dell'angolo alfa, e quindi mi va a produrre un x su r alla terza, visto che qui in F ho r alla seconda. Okay? Attenzione a non confondere questo con il fatto che la forza elettrostatica va come 1 su R alla terza, no, va come 1 su R alla seconda, ma siccome uso la componente ho un fattore moltiplicativo che è x su R, idem per y ovviamente, d'accordo? Come riproduco il moto dell'elettrone o il movimento delle mie cariche? Beh, è quello che succede quando andate a vedere il cinema. E questa idea è un'idea molto antica. Il primo che l'ha formalizzata, il primo moderno che l'ha formalizzata è Newton, quando nel Principia ha studiato il moto dei pianeti frammentando il moto in tanti piccoli intervallini. Okay? Ma questa idea di frammentare una traiettoria curva con tanti piccoli segmenti è un'idea molto antica. È un'idea che precede Archimede, per esempio, il metodo di esaustione, dove un tratto di curva lo approssimo come tanti tratti segmentati infinitamente piccoli. E quello che vediamo al cinema è esattamente la conseguenza di questa idea. Io non, quando vado al cinema non vedo un oggetto che si muove in moto continuo, vedo in realtà una serie di fotogrammi dove l'immagine è statica, ma i tempi di reazione dell'occhio sono talmente lunghi rispetto all'intervallo tra un fotogramma e successivo che ho la percezione, cioè il mio occhio viene ingannato e vedo un moto continuo. Se io guardo fuori e vedo l'albero che si muove, quello sì è un moto continuo, perché l'albero occupa tutte le posizioni continuamente tra un estremo e l'altro del suo moto. Mentre nel caso del cinema, del film, okay, tra il fotogramma e il successivo non ci sono altri movimenti. Okay? Il trucco è ingannare l'occhio facendo in modo che l'intervallo temporale tra un fotogramma e il successivo sia talmente piccolo per cui l'occhio non se ne accorge. Lo stesso se faccio un filmato con la videocamera o col cellulare. Quello fa solo fotografie, solo che ne fa tante una vicino all'altra. E quindi per riprodurre il moto della nostra carica cosa faremo? Istruiremo il computer a creare tutta una serie di fotogrammi dove l'algoritmo si incaricherà di far cosa? Beh, immaginando la situazione di partenza del fotogramma, che ne so, l'ennesimo, questa la utilizziamo come punto di partenza per costruire la posizione dello stesso oggetto nel fotogramma successivo, utilizzando le equazioni del moto. Ok? Immaginando che tra questo fotogramma e l'altro fotogramma il moto sia, tra virgolette, semplice. Ok? Qual è il moto più semplice che riusciamo a trattare analiticamente? È un moto uniformemente accelerato, cosa che invece in realtà non è, perché abbiamo visto che la forza è variabile. Però se l'intervallo di tempo è sufficientemente piccolo, okay, questa è un'approssimazione accettabile. Come riusciamo a farlo? Beh, il computer cosa fa? Fa praticamente, si incarica di calcolare la situazione successiva per ogni fotogramma. E quindi quello che fa tecnicamente è aggiornare le grandezze in gioco. Attenzione, in tutti i linguaggi di programmazione,
Le grandezze coinvolte che cambiano nel corso dell'esecuzione prendono il nome di variabili, mentre ciò che non cambia nel corso dell'esecuzione si chiama costante. Nel nostro caso, per esempio, la posizione dell'elettrone è una variabile, la sua carica elettrica no, perché nel corso dell'esecuzione non cambierà la carica elettrica dell'elettrone né la costante di Coulomb e via dicendo. Okay? Il computer nella sua attività aggiorna queste variabili. In che senso? Nel senso che c'è scritto in questo riquadro giallo. Questa dal punto di vista algebrico è un'equazione banalmente falsa. Perché? Perché t non può essere uguale a t più di t, a meno che t non sia 0. Okay? Questo però ha un senso in termini informatici, cioè l'uguale informatico non è l'uguale algebrico. Cosa significa questa istruzione? Questa è, se volete, un'istruzione elementare in Java. Okay? Questo significa, computer, fai questo calcolo, prendi l'attuale valore di t, cioè il tempo nell'attuale fotogramma, gli sommi l'intervallo temporale tra un fotogramma e il successivo, che magari sarà un centesimo di secondo, quello che è. Fai il calcolo e il risultato lo chiami t. Cioè gli dai, lo metti nell'etichetta di memoria, nella cella di memoria che abbiamo chiamato tempo. Quindi questo prende il vecchio tempo, lo aumenta di delta t e lo rimette nella variabile tempo. Quindi in questo senso aggiorna questa grandezza. Okay? Questo uguale in termini informatici in realtà è un'assegnazione, non è un uguale algebrico. C'è una bella differenza tra i due. Okay, le istruzioni funzionano proprio in questo modo. Questo per esempio è l'istruzione che calcola il moto di una particella con un'accelerazione costante. Prende la posizione attuale, cioè in questo fotogramma della particella, qui l'abbiamo chiamata particella A, non ha importanza, somma velocità iniziale per tempo più un mezzo dell'accelerazione per il tempo al quadrato, e questo risultato lo mette ancora nella cella di memoria che chiama XA. Quindi prende la vecchia XA, calcola quella nuova e la attribuisce sempre a quell'area di memoria. Ok? Quindi questo aggiorna quella grandezza. E così via per tutte quante. D'accordo? Quindi l'algoritmo base in cosa consiste? Beh, frammentiamo il moto in tanti piccoli intervalli di durata di t, ok? E utilizziamo l'equazione del moto, cioè la forza di Coulomb in questo caso, diviso per la massa, quindi l'accelerazione, nell'ipotesi che tra un fotogramma e il successivo l'intervallo di tempo sia talmente piccolo che posso assumere che il moto sia con accelerazione costante, cosa che nella realtà non è. Ma se ho un intervallo di tempo abbastanza piccolo, l'approssimazione che l'errore che commetto è piccolo e accettabile, tra virgolette. D'accordo? E poi sommerò tutti i vari intervallini, utilizzando per ogni intervallo le leggi del moto che mi interessano, cioè quella del moto uniformemente accelerato. D'accordo? Questo prende il nome di algoritmo di Eulero. Okay? Assumere che ogni intervallo, rispetto al successivo, sia di un moto con accelerazione costante. Perché? Perché è il solo moto che posso trattare in termini algebrici, in cui non devo ricorrere all'analisi, argomento del prossimo anno, per fare i calcoli. Ok? Questo è un punto molto importante. È l'algoritmo ideale? Risposta, no. Perché? Perché se l'intervallo di tempo non è sufficientemente o molto piccolo, okay, o soprattutto nelle zone in cui la forza cambia molto, posso avere macroscopiche deviazioni rispetto alla curva corretta. È un fatto che un piccolo accorgimento, una piccola variazione, questo problema posso ridurlo di molto. L'algoritmo che usiamo è quello di Verlet, in cui anziché usare, vi faccio vedere il precedente, qui per aggiornare la velocità uso l'accelerazione all'inizio dell'intervallo, cioè quella nel vecchio fotogramma. Siccome l'accelerazione dipende solo dalla posizione, una volta che ho aggiornato la posizione posso usare l'accelerazione vecchia, quella nel fotogramma successivo e fare la media.
aggiornare la velocità usando la media delle due accelerazioni. Questo produce un enorme miglioramento nella qualità dell'algoritmo. Per cui lo spostamento tra la curva rossa continua, che è quella esatta, e quella segmentata, è molto più piccolo. Okay? Altra cosa importante di cui dobbiamo tener conto è il fatto che il nostro moto deve comunque obbedire, cioè deve essere un moto fisicamente ragionevole. Un vincolo forte, visto che la forza è conservativa, è il fatto che l'energia cinetica totale deve conservarsi, la cinetica più la potenziale. Quindi useremo anche l'espressione dell'energia potenziale di due cariche separate da una distanza R, la sommiamo all'energia cinetica e questa grandezza deve rimanere costante durante il moto. Okay? Poi c'è un problema legato all'unità di misura. Quelle naturali non sono le nostre. Okay? La carica dell'elettrone è 10 alla meno 19 coulomb, è estremamente piccola. Il raggio dell'elettrone è 10 alla meno 11. Come faccio a visualizzarlo? Allora si usa questo sistema, quando uso l'unità atomica, il sistema di Hartree, in cui la carica elettronica vale 1, la massa dell'elettrone vale 1, la costante di Coulomb vale 1, poi questo non ci interessa per adesso, per cui per esempio l'unità di lunghezza diventa il raggio atomico dell'atomo di Bohr, cioè 5 più 29 per 10 alla meno 11 metri. Quindi quando dico posizione 1 significa 1 per questa grandezza in metri. Ma in questo modo riusciamo a, tra virgolette, gestire l'unità di misura in modo decente, cioè possiamo parlare di 1, x uguale a 1, 2, 3, eccetera, senza 10 alla meno 11, perché non riusciremo neanche a vederlo. Questo ha riflessi ovviamente anche in termini di tempo e di velocità. L'unità temporale è di 2,22 per 10 alla meno 17 secondi, e la velocità, che è la velocità poi orbitale dell'elettrone, attorno all'atomo è 2,18 e 10 alla 6 metri al secondo. Quindi quando dico la velocità è 1, significa 2,18 in 10 alla 6 metri al secondo. Okay? Questo è un sistema di unità di misura molto usato in fisica atomica, quello di Hartree, che ci consente di usare tra virgolette numeri semplici. D'accordo? Ok, abbiamo visto che usiamo per tener conto del fatto che la forza non è costante. E adesso dobbiamo istruire, abbiamo capito cosa dobbiamo fare, che tutto questo, quello che ci porta dal problema all'algoritmo, okay, è una parte che è indipendente dalla macchina. Questo possiamo farlo anche senza computer, risolvere l'equazione del moto dell'elettrone. Possiamo anche farlo su carta e penna. Newton l'ha fatto con carta e penna. Okay. Noi volendo farlo fare a una macchina, quindi che obbedisce alle nostre istruzioni e ha solo tempi molto più stretti dei nostri, per nostra fortuna, dobbiamo riuscire a comunicarle questo algoritmo. Che cos'è l'algoritmo? L'algoritmo è una serie di istruzioni atte a risolvere un particolare problema. Quali sono gli algoritmi che la macchina è in grado di eseguire? Tutta l'informatica è basata su questo teorema, il teorema di Bem-Jacobini. Qualunque algoritmo io posso progettare, per quanto complesso, immaginate che ne so, l'algoritmo della gestione di un aeroporto, di un sistema di telecomunicazioni, gli algoritmi che vi consentono di parlare tra un cellulare e un altro, sono questioni estremamente complesse, però possono essere tutti ricondotti a tre strutture elementari. Con queste costruisco tutti gli algoritmi per quanto complessi siano. Queste tre istruzioni sono la sequenza, cioè una serie di istruzioni, cioè di operazioni elementari, fatte una dietro l'altra, una volta ciascuna, una dietro l'altra. La sequenza. Oppure l'alternativa, seconda struttura fondamentale. Risolvete un'equazione di secondo grado, calcolate il delta, se il delta è positivo fate una cosa, se il delta è negativo ne fate un'altra. Quella è l'alternativa, che di solito si chiama if in tutti i programmi di linguaggi di programmazione. E infine il ciclo o la ripetizione, cioè prendo un insieme di istruzioni e le eseguo più volte. Devo sommare gli studenti della classe, sommo uno per uno tanti quanti sono gli studenti della classe. Quindi fare un'operazione di somma, che ne so, 10 volte, 15 volte, 20 volte, quello che sia. Ok?
che finché non si verifica la condizione se è arrivato alla fine dell'elenco. D'accordo? Quello, con quello si, con queste tre strutture, ripeto, faremo, si può fare qualsiasi cosa. Tutta l'informatica è basata su questo. L'informatica è la scienza dell'informazione, cioè la scienza che gestisce il compito di trovare e implementare, cioè renderlo eseguibile, algoritmi che risolvono determinati compiti, più o meno complessi. Che così uso spesso il termine complessità. Che significa complessità? La complessità di un algoritmo è il numero di operazioni elementari di cui l'algoritmo è composto. Più l'algoritmo fa, tra virgolette, cose, più operazioni comporta. Però ci sono algoritmi diversi per fare lo stesso compito. Non tutti i compiti sono compiti numerici. Prendere l'elenco dei vostri nomi e ordinarlo alfabeticamente è un algoritmo non numerico, okay? Ma è implementabile, è eseguibile, e anche quello dal punto di vista dell'informatica. Per risolvere il nostro compito usiamo EJS, cioè un software che ci risparmia la fatica di imparare Java. Alcune cose bisogna saperle, okay, come tipo di struttura, ma tutte le istruzioni più difficili Java, EJS ce le ricorderà al momento opportuno. D'accordo? Dice dove e come scaricarlo, come lo si attiva con Windows e Mac e con Linux, e come si presenta la schermata di lavoro, che è in tre aree distinte. La descrizione, che è un file di testo che spiega cosa fa il software, questo di solito si fa alla fine, perché è bene si sa cosa si fa quando l'hai fatto, non prima, normalmente. Il modello, dove c'è tutta la parte di calcoli, cioè la parte analitica, quella dove l'algoritmo viene implementato, viene applicato, viene tradotto in Java, e il view è la parte grafica. Una volta che Java ha fatto i calcoli, bisogna anche che ci mostri cosa ha ottenuto. Quindi ci sarà tutta la parte con il fotogramma che rappresenta il nostro sistema, l'immagine del protone, delle elettroni che si muovono e via dicendo. Le istruzioni, per esempio, stai fermo, torna indietro, riavvolgi, riparti e via dicendo. Ok? Un campanellino d'allarme. Quando si programma, gli errori possono essere di due grossi tipi. Il primo è un errore di sintassi. È un po' come nelle lingue, no? Quando sbaglio, che ne so, la concordanza dei tempi, o sbaglio la terza persona dell'inglese, dove faccio errori di grammatica. Allora il computer mi avvisa, lo sa. Se io l'errore tipico è, invece di scrivere punto e virgola, scrivo virgola. Quello si accorge e me lo comunica. Okay. L'altro errore molto più subdolo è un errore di programmazione, in cui io non faccio errori di sintassi, ma programmo il computer per fare una cosa in realtà diversa da quello che voglio. Questi sono molto più difficili da trovare e me ne accorgo solo se ho un ottimo banco di prova, cioè testo il programma in casi semplici e ho quello che mi aspetto. Okay. Se ho qualcosa di diverso da quello che mi aspetto, devo risalire e indagare su dove è l'errore. E questo è più difficile, richiede più tempo, più attenzione, più cura. Okay? Detto questo, passiamo alla parte operativa. Per adesso mi fermo qui.